Uncinello e la sua vista hanno rovinato il business. Ma questo non è tutto. C'è un certo Boris Dye che lavorava per me. È il capitano di una nave cargo chiamata Caronte. Adesso il bastardo ha tradito e si è messo con nemico, Uncinello. La nave è carica di armi e munizioni. Mio business. Se Uncinello mette le mani sul bottino, lui vincerà e io perderò. Non ti conviene rinunciare a un possibile alleato. Se vuoi arrivare a Uncinello, avrai bisogno delle armi giuste. E io sono una persona che te le può offrire. Riporta la nave sotto il mio controllo. Piazza un paio di pallottole nella testa del traditore ed è fatta. Avrai abbastanza potenza di fuoco da scatenare l'apocalisse. Ci stai o no? Mandiamo in onda lo spettacolo. Vladimir era uno di quei cattivi d'onore, il che lo rendeva quasi una persona affidabile. Nessuno di noi due era un santo. L'attracco di Brooklyn era un labirinto di arrugginiti container e grusche elettriche. In una notte come quella, non si poteva non pensare all'armata di cadaveri che dormiva sul letto del fiume con due belle scarpe di cemento. Nessun minotauro era in agguato nel labirinto, ma da qualche parte sul ponte del suo cargo sapevo che mi aspettava il capitano del Caronte, impassibile come il mitico barcaiolo dello Stige. Thank you.
dubitavo che la lettera contenesse una ricevuta. Rico Muert era venuto in città non solo per regolare alcune questioni di famiglia. Tre cose: una valigetta piena di soldi, un fucile di precisione e una busta con una sola parola scritta con classe su carta di ottima fattura. Sindaco. Non sembrava per niente un contratto mafioso, troppo distaccato e diretto.